Salve ragazzi, bentornati sul canale, bentornati dal vostro Loffo di Fiducia. Ragazzi, oggi, come potete vedere, torniamo a parlare delle blind bag. E oggi trattiamo proprio i The Epic Animus Mega Macchine. Ragazzi, perché oggi trattiamo proprio queste blind bag? Come potete vedere qua sopra impressione c'è il commento del caro Venero Scliroy, che ha espresso, diciamo, il suo piacere di vedere proprio queste blind bag. Ragazzi, colgo l'occasione anche per dirvi: scrivetemi qua sotto nei commenti cosa vorreste vedere come le prossime blind bag o comunque prodotti di edicola, così magari possiamo fare, diciamo, questa nuova rubrica, che proprio nuova non è, però possiamo interagire molto di più insieme. Quindi ragazzi, scrivetemi sotto nei commenti cosa vorreste vedere nei prossimi video, così io vi aggiungerò il commento proprio nel video e tratterò i prodotti che voi vorreste vedere. Ragazzi, quindi adesso passiamo subito all'apertura e a vedere cosa c'è, diciamo, nella nostra blind bag. Quindi già abbiamo visto il davanti, quindi vediamo la prima anteprima dell'oggetto che troveremo. In più qua sotto c'è scritto cosa contiene la blind bag, quindi c'è una mega macchina più il magazine. Ragazzi, questa qua è l'edizione della Dynamix, 4 anni in su, e è costata 3,50 euro. Quindi, visto che abbiamo già visto tutto, possiamo già subito passare all'apertura. Allora, apriamo qua il tag e vediamo cosa troveremo. Eccoci qua con il nostro caro magazine che troviamo sempre. Lo usciamo prima di vedere cosa abbiamo trovato. Allora, eccolo qui, Dynamix Terra, il magazine che troviamo ogni volta. E gli animali più veloci del mondo. Vabbè, ovviamente è trattato proprio dal fattore che quello che troveremo all'interno sono delle macchine a forma di animali, come possiamo vedere qua. Ci sono tutti i personaggi possiamo trovare all'interno. Quindi abbiamo, come abbiamo visto qua, la zona Wild, la zona Dino, la zona Acqua e basta. E poi qua ci fanno vedere altre curiosità, i giochini che ci sono all'interno e altre curiosità, e anche un piccolo fumetto. Ora passiamo a vedere cosa abbiamo trovato. Eccoci qua, vediamo cosa c'è all'interno. Oh, abbiamo trovato, questo dovrebbe essere il serpente, vediamo un po' com'è la situazione e ci guardiamo qua la checklist, vediamo chi è. Eccolo qui, è il Viverombo. Qua dice: le sedute delle zanne sono un avvertimento, e chi proverà a sorpassare il Viverombo dovrà vedersela con loro, pronte a mordere e avvelenare il motore dell'avversario. Vi faccio vedere più nel particolare, ragazzi, com'è. Guardate bene. Allora, sono fatte abbastanza bene. Ovviamente le macchinette qua si ricaricano e poi lasciando dovrebbero ripartire. Vediamo. Infatti. Quindi, ragazzi, per 3,50€ magari possibilmente ci vale. Sempre ribadisco che forse io sono quello sempre dei 50 centesimi in meno, però vabbè, ci può valere, ragazzi. Fatemi sapere sempre nei commenti cosa vi è piaciuto di più, per esempio magari degli altri che avete visto. Mi raccomando, fatemi sapere anche quali vorreste vedere nei prossimi video. Non vi scordate il giveaway che vi metto sempre in descrizione qua sopra. E ragazzi, se non vi siete iscritti, iscrivetevi, lasciate un mi piace, commentate come sempre, e io vi saluto, ragazzi, come ogni volta, con un saluto Loffo. Ciao ragazzi!